Antonello, prego. Resto sempre stupito, al di là della vicenda personale che è drammatica, sull'ipocrisia con la quale noi contiamo e raccontiamo i fatti. Noi, se siamo e vogliamo essere onesti e vogliamo difendere il nostro lavoro, dobbiamo riferire perché abbiamo scritto quelle cose in quel momento e dobbiamo giustificarle sull'onore della nostra professione e sulla sincerità del nostro lavoro. Altrimenti saremmo dei farfugliatori. Non so se Allusti cosa abbia scritto, se ha scritto 5 anni fa, 6 anni fa, ma non si può dire A in quel momento perché appare A, B in quest'altro momento, altrimenti si è il surfista dell'umore, si è di quella cosa che io contesto, che in politica e forse anche nel giornalismo è una virtù, ma a me conferma di essere un vizio, che è l'opportunismo. Quando Di Maio dice che la sua azione politica è stata condita da atti disdicevoli e di gogna, non chiede scusa al dottor Ruggeri, si suicida politicamente, cioè rileva che la sua azione politica sia stata condotta con modalità vergognose. E questo ravvedimento è un ravvedimento, o piuttosto è una enorme e sfortunata, estremista e anche in questo caso radicale azione. Nessuno contesta l'onestà personale del dottor Ruggeri, il quale ha ricevuto una custodia cautelare per altri fatti, turbativa d'asta al fine di tutelare una grandissima magagna, un investimento andato male del comune di Lodi. Non sa di cosa e parla, ha avuto un giudizio di primo grado e adesso un giudizio di secondo grado. Noi, scusi dottor Ruggeri, tutti i giornali non sono naturalmente verbali e non sono procedimenti penali, però quello che abbiamo raccontato e quello che vogliamo dire oggi è che non abbiamo travisato la realtà come essa appariva in quel momento e per certo. Come i verbali giudiziali hanno poi santificato nelle sentenze. E il fatto, noi attesteremo come lei l'assoluzione, ma perché e qual è il segno di una persona che 5 anni fa dice vergogna, vattene, e oggi dice scusami, non solo perché io ti ho accusato ingiustamente, in quel caso non poteva accusarlo ingiustamente, ma perché io ho condotto un'azione politica fatta con disdoro e con la gogna. Questo non è il ravvedimento operoso. A me sembra più che una ammissione insincera di colpa, perché basata sull'opportunismo, anche fraudolenta sulla fede pubblica, a proposito di fede pubblica. Allora, scusate, non ci azzecca nulla e non rileva nulla all'onestà personale del dottor Ruggeri. Però non era chiamato a difendere le sue tasche, era chiamato a difendere apprezzo un i toni, procedimento però se... amministrativo, scusi prego. Che era infiltrato da una grande preoccupazione. Cosa farne di quell'investimento andato a male che restava sul groppone del comune e che costava un sacco di soldi al comune? No, ma... Se volete parlo di tutto, sono stato zitto 5 anni perché questa è una condanna ulteriore che mi è stato dato. Allora, io apprezzo i toni, dottor Caporale. No, perché, ma questo è ipocrita. Però non funziona così perché... Io